Questo sarà. Anche dove ci sono sorpresi, anche dove sono quelle cose. Ma vogliamo fare lo striscione visto che sì. Dov'è il Thank you.
10 novembre è la giornata nazionale contro il DDL Pillon. Siamo in più di 60 piazze contro questo disegno di legge assolutamente surreale che rifiutiamo, non è da emendare, è da respingere completamente. Perché rifiutiamo il disegno di legge Pillon? Il senatore della Lega, Simone Pillon, è un membro del gruppo parlamentare Vita, Famiglia e Libertà, costituitosi con il fine di introdurre in Italia il matrimonio indissolubile, impedire alle donne di poter abortire e abrogare le unioni civili. Come egli stesso ha dichiarato, non a caso Pillon ha recentemente presentato il disegno di legge 735, il quale rappresenta un attacco al diritto al divorzio e un'ingerenza statale nella vita delle persone senza precedenti. Infatti, se il DDL Pillon sarà approvato, per separarsi bisognerà pagare 6 mesi di mediazione familiare obbligatoria, in aggiunta ai costi della propria consulenza legale. Compito del mediatore familiare, professione dello stesso Pillon, guarda caso, è salvaguardare l'integrità del matrimonio. In caso di separazione i genitori saranno obbligati a sottoscrivere un piano genitoriale redatto dal mediatore familiare, ovvero un programma dettagliato della vita di figlie e figli che indicherà le scelte e le abitudini in fatto di educazione, attività extrascolastiche, frequentazioni e che scandirà in modo rigoroso i tempi da trascorrere con i genitori. Un banale cambiamento, come per esempio l'inizio di una nuova attività sportiva, richiederebbe una modifica del piano genitoriale con relativi oneri in tempo e denaro. Sarà obbligatoria la bigenitorialità, una particolare forma rigida del già esistente affido condiviso, che prevederebbe che figli e figlie trascorrano con i genitori tempi paritetici, indipendentemente dalle abitudini precedenti, dagli impegni lavorativi, dalle residenze e da necessità specifiche e dalle età dei bambini. Viene inoltre eliminato l'assegno di mantenimento, mettendo in una posizione di ricattabilità economica coloro che nella coppia hanno un reddito minore, più spesso la donna. La violenza domestica non sarà considerata in sede di mediazione, a meno che non sia comprovata. La proposta non specifica ulteriori chiarimenti. Il DDL Pillon si conferma strumento di disciplinamento e di imposizione di ruoli e modelli relazionali, avverso ad una reale ricontrattazione del lavoro domestico, alla costruzione di forme di genitorialità autogestite e alla possibilità di benessere per tutte e tutti. Non ci serve una legge che celebri la sacralità della famiglia patriarcale ed eterosessuale, disconoscendo la varietà esistente di famiglie e genitorialità. Abbiamo piuttosto bisogno di scuole e testi scolastici gratuiti, accesso sicuro a visite e cure mediche, permessi parentali reali e non determinati dal genere, come invece sono ad oggi i permessi di maternità e paternità, e molto altro ancora. Con ancora più forza dopo gli attacchi all'aborto a cui abbiamo assistito a Verona e in altre città e all'avanzare di leggi duramente reazionarie, lottiamo per una sessualità libera e consapevole, per l'autodeterminazione delle donne e la libertà di scelta sul proprio corpo, sulla propria vita, sulle proprie relazioni, per un reddito di autodeterminazione universale e incondizionato e per un permesso di soggiorno europeo. Verso la manifestazione nazionale del 24 novembre e lo sciopero femminista globale dell'8 marzo, non una di meno. Come on, 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 come on
non ho capito.